È una delle opzioni che in qualche modo abbiamo sempre cercato di coltivare, si è sempre detto che per provare a salvare la Scandone ci fosse bisogno di scindere il pregresso, quindi la parte debitoria, anche quella relativa ai lodi, da una nuova stagione. C'è questa opzione in campo, della quale tra l'altro si sta occupando il notaio d'amore, perché è giusto che anche i professionisti di questa città che vogliano impegnarsi si cimentino in questo tentativo. Contestualmente evidentemente va lanciato anche un appello agli imprenditori, perché da un lato c'è l'esigenza di costituire un soggetto che possa gestire la stagione sportiva, dall'altra parte c'è la questione economica, e quindi in questi giorni si sta cercando di riuscire a mettere insieme anche una cordata di imprenditori, a cui rivolgo anche ufficialmente un appello attraverso le vostre telecamere, cordata che possa garantire la stagione sportiva in Serie B per la Scandone. Anche perché i tempi stringono, no? Sì, i tempi stringono. È chiaro che noi stiamo lavorando in emergenza da almeno 2 mesi, tutti voi conoscete le note vicende che hanno coinvolto la Sidigas S.p.A. proprio sin dall'inizio dell'estate. Ciononostante, il calcio per fortuna è riuscito a partire e ora stiamo provando a far partire anche la Scandone. Prima riguarda il Basket Club Irpinia, che ieri c'è stato un posto molto violento contro l'amministrazione, ha detto si perde tempo, noi siamo pronti, aspettano la Scandone, ma della Scandone non c'è traccia, vogliamo giocare al Pala del Mauro. Come risponde? Qual è il problema? Nessun problema, non so chi l'abbia scritto, non so perché l'abbia scritto. Il Basket Club Irpinia sulla pagina ufficiale. Non so chi fisicamente l'abbia scritto, non so perché l'abbia scritto, mi meraviglia anche un po'. Non c'è nessun problema, giocheranno, pagheranno come tutti gli altri, quindi il problema non si pone. Magari sarà stato l'ultimo sole ferragostano che ha portato a questa dichiarazione, credo anche fuori luogo, ma noi rispondiamo con un sorriso, vi aspettiamo. L'ultima domanda riguarda l'Avellino. Ieri c'è stato l'ok per la proroga del piano di concordato, ora sarà fissata attraverso una perizia la cifra dalla quale partirà l'eventuale vendita del club. Se non ci saranno acquirenti, ci sarà comunque un gruzzoletto messo da parte per la gestione. Ci sono nuovi soggetti interessati all'Avellino che lei sappia? Secondo lei invece De Cesare continua, qual è la sua opinione? Nuovi e al momento che io sappia non ce ne sono. Nel frattempo l'importante è continuare, per la verità anche dal punto di vista sportivo stiamo ottenendo anche importanti risultati, attendiamo anche questi sviluppi e poi verificheremo se ci saranno altre cordate magari intenzionate ad acquisire il club.